Allora, hanno votato tutti i colleghi? Sì. No. Sibilia. Sibilia. Sopra. Gebhard. Ok, Sibilia ce l'ha fatta. Gebhard, da qui non lo vedo, non vedo perché c'è il deputato davanti. Guardate un po'. Ha votato. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 32, contrari 341, la Camera respinge. E adesso abbiamo l'ordine del giorno centemero, il parere è favorevole, quindi andiamo avanti e non lo votiamo. Bene, allora passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Oreste Pastorelli. Grazie signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Sono trascorsi solo poco più di 3 anni dall'entrata in vigore della legge 215 che fissava disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Evidentemente questa legge non è stata efficace, visto che oggi siamo chiamati ad approvare un nuovo provvedimento che dà indicazioni precise in materia di accesso alle candidature per l'elezione dei consigli regionali. Se guardiamo alla situazione attuale, infatti, non possiamo che essere insoddisfatti. Nessun consiglio regionale rispecchia la presenza femminile del nostro Parlamento, cioè il 30-31% degli eletti. Tutto ciò dimostra che le norme sulle candidature, anche le più equilibrate numericamente,